Cari amici in ascolto, pace a voi. Oggi vorrei parlarvi a voi di una parabola che Cristo Gesù, 2000 anni sono, la presentò ai discepoli. Una parabola propria che parla da sé, molto chiara e molto di capirla. Questa fu la parabola del buon samaritano. È come questa musica all'eco, così anche questa parabola, dopo 2000 anni sono, c'è anche l'eco, è un eco che fa veramente pensare ai nostri cuori. Cosa significa il buon samaritano? La parabola incominciò in questa maniera. Gesù disse: un uomo fu derubato, bastonato e lasciato a terra moribondo. Ed era solo lungo la strada. Aveva bisogno di aiuto. Aveva bisogno di essere soccorso. E lì, passando un sacerdote che andava al tempio a pregare, lo vidi, lo guardò e lo scansò e continuò per la sua via per andare verso il tempio per pregare. E non si importò di quest'uomo che era lì, aveva bisogno di essere aiutato, perdeva sangue da tutti i lati. E l'ha lasciato lì senza nessuna cura. Poi passò un altro sacerdote e lo vide anche e non si curò affatto. Lo lasciò lì a terra, morente. E anche questo sacerdote andava anche al tempio a pregare. Ma qui vediamo un uomo chiamato il Samaritano, il buon Samaritano, che vedendolo lì a terra, quest'uomo pieno di ferite, pieno di pianto, pieno di dolori, moribondo, lui scende dal suo cavallo e subito dà aiuto a quest'uomo, lo prende da terra, lo appoggia a suo petto. Prende dell'olio, incomincia a curare le sue ferite, incomincia a fasciare le sue ferite, incomincia a pulire tutto il sangue che era uscito fuori di questo suo corpo, incomincia a ristorarlo, a farci vedere che c'è qualcuno che ha cura di lui. E io penso che lui lo guardava, questo buon samaritano, e penso che anche aveva visto questi anche due sacerdoti che erano passati prima davanti a lui, ma aveva una speranza di non morire. Avevo una speranza che qualcuno di un buon cuore aveva
avuto pietà di lui. E lì fa vedere il suo amore verso il suo prossimo, un amore intimo, un amore compassionevole, un aiuto che veramente quell'uomo aveva tanto di bisogno. Io non arrivo a capire perché gli altri due sacerdoti non sono stati capaci di fare la stessa cosa che questo samaritano fece. Erano religiosi, tutti e due andavano anche a pregare, eppure non hanno avuto quella passione di cercare di aiutare a quell'uomo. Eppure il buon samaritano, lui diede tutto il possibile, l'aiuto che lui aveva di bisogno. E sapete, gli salvò la vita, gli fece sentire il calore di questo grande aiuto, gli fece sentire qualcosa che lui non sperava giammai. Lui era ormai lì a terra, quasi a punto di morire. Aspettava tanto che qualcuno aveva cura di lui. E un buon samaritano, egli lo salvò dalla morte. Questo è quello che Gesù ha per te. Oggi in questo mondo tu sei un bersaglio di tutti, in special modo di questo nemico chiamato il diavolo, che cerca di derubarti, cerca di bastonarti, cerca di ucciderti, perché non ha cura di te e ti vuole completamente morto. E tu sei lì solo, abbattuto, derubato, bastonato, e cerchi con disperazione qualcuno che ti aiuta, e aspetti. E i momenti della tua vita vengono a venire meno. Il palpito del tuo cuore incomincia a diminuire. E tu pensi, per certo, morirò. Non ci sarà nessuno che mi potrà aiutare, e sarò costretto a morire qui solo come un cane. I due sacerdoti andavano in preghiera al tempio, ma si avevano dimenticato che Gesù disse
ama il tuo prossimo come te stesso. E hai adempiuta tutta la legge, hai adempiuta tutta la Bibbia. Ma per amare il prossimo come te stesso, devi amare Dio al primo posto, con l'anima, col cuore, col tuo spirito, con la tua mente e con tutto l'essere tuo. E allora vedrai veramente che amerai il tuo prossimo come te stesso e ti metterai al lavoro per poter aiutare tante persone che ci sono nel mondo, derubati dal nemico, abbattuti e lasciati a terra a morire senza che nessuno sia disposta ad aiutare. Porgi la mano al tuo prossimo e fai come Gesù disse in questa parabola: ama il tuo prossimo come te stesso e, se possibile, mettere anche la tua vita per il tuo prossimo. Perché il prossimo rappresenta l'immagine di Cristo Gesù. Gesù disse: quantunque voi avete fatto del bene a uno di questi minimi, l'avete fatto a me. E se non l'hai fatto a uno di questi minimi, non l'avrei fatto nemmeno a Cristo Gesù. Che te ne vale che vai in chiesa a pregare? Che te ne vale che sei un religioso e che ti fai vedere dalla gente che vai verso la chiesa a pregare Dio? E quando ti trovi nella strada e vedi il bisogno, non ti fai avanti per aiutare, non ti fai avanti per aiutare. Metti in pratica, voi pastori, che siete quelli che curate la greggia, quante anime sono bastonati e derubati dal nemico in sulle strade e lasciati lì a terra a morire senza che nessuno è capace di aiutare. Voto da compassione, stendi la tua mano, aiuta. Per amore di Cristo Gesù, fai le stesse cose che Cristo Gesù ha fatto e che ha lasciato te come responsabile di questa parabola. Perché se non lo farai e sarai soltanto un religioso e che vai in chiesa a pregare, quella preghiera non valerà niente, assolutamente nulla, perché un giorno, quando ti troverai davanti al Maestro Cristo Gesù, tu dovrai dare conto di non aver fatto e messo in pratica questa parabola, di non aver aiutato il tuo prossimo come te stesso. Ascoltami. Non fa sì che in cielo Gesù ti dirà: